Lavare il pavimento. Quali prodotti non sono nocivi per noi, ma soprattutto per i nostri amici a quattro zampe, ma lavano bene a fondo e disinfettano? Per prima cosa dobbiamo parlare di comodità, perché parliamoci chiaro, tutti noi amiamo i prodotti commerciali, già pronti e facili da usare. Convinti che questi prodotti puliscano meglio, perché con prodotti chimici e studiati appositamente per questo. Se preferite comprare il prodotto, io ve ne consiglio due. Noi a casa usiamo questo qui. Si chiama Pet and Clean ed è lavapavimenti igienizzante per chi ama gli animali in casa ed elimina i cattivi odori. Ovviamente è adatto anche per i bambini. Allora, questo prodotto noi praticamente lo usiamo sempre, ha un profumo molto buono e rimane a lungo, disinfetta e per me che lavo il pavimento tutti i giorni è ottimo. Un altro prodotto che è uscito adesso è questo qui, il Rio Boom Boom per animali domestici, che è questo qua. Li ho entrambi perché noi abbiamo il parquet dentro casa e quindi questo è ottimo per chi ha il parquet perché lo rende lucido. Quest'altro ovviamente lo usiamo in tutta la parte di casa dove non c'è il parquet. In generale potete usare questo per tutte le superfici. A me piace particolarmente quest'altro e quindi li usiamo entrambi. E questo è per la parte commerciale. Ce ne sono tanti altri, io vi ho detto questi due perché li uso regolarmente, mi ci trovo molto bene. Se volete ne provi qualcuno per voi, me lo scrivete e lo provo e vi faccio sapere com'è. Nei periodi però dove per esempio ci sono maggiormente i pollini, nel mio caso Charlie è un cane che soffre di allergia ai pollini, quindi in questi particolari periodi non utilizzo saponi chimici, ma utilizzo saponi naturali e li faccio direttamente io a casa, fatti sempre con tutti i prodotti reperibili e in commercio. Per chi non mi conoscesse ancora o non lo sapesse, io sono una maniaca della pulizia ed ho il cane dentro casa, quindi faccio la guerra a batteri e microbi tutti i giorni della mia vita. Ne ho provate veramente tante per la pulizia. I prodotti che andiamo a vedere sono quelli che abbiamo in tutte le case e sono aceto, acqua bollente, bicarbonato e oli essenziali. Il bicarbonato, che ho sempre con me, ha una funzione detergente, disinfettante e deodorante. Potete diluirlo direttamente in uno spruzzino per disinfettare tutta la loro cuccia. L'aceto è ottimo per pulire, ma non per igienizzare. Ma in questo caso basta aggiungere dell'acqua bollente, che è un disinfettante naturale. E quindi acqua bollente e aceto sono disinfettante e detergente. Per pulire i pavimenti basta mettere in 5 litri di acqua bollente una tazzina da caffè di aceto. Per quelli che non amano l'odore dell'aceto, ed io sono una di quelle, potete sostituire la tazzina di aceto con una tazzina di bicarbonato, l'effetto è sempre quello. Oppure potete aggiungere gli oli essenziali, disinfettanti, agli agrumi, che è energizzante, alla lavanda, la mia preferita, che è rilassante, timo, tea tree, salvia, eucalipto, garofano e ginepro. Prima di pulire ovviamente passiamo scopa e aspirapolvere con le finestre chiuse, dopodiché passiamo lo straccio, apriamo tutte le finestre e lasciamo respirare bene casa. L'aceto, il bicarbonato e gli oli essenziali sono facilmente reperibili, l'aceto e il bicarbonato al supermercato, l'aceto normale ha un costo intorno all'euro, il bicarbonato intorno ai 2-3 euro, ma dico che vi dura veramente tanto. Gli oli essenziali li trovate in erboristeria, partono da 5 euro. Uso tantissimo l'olio essenziale di lavanda, ovviamente poche gocce perché altrimenti vi unge tutto il pavimento. Spero di esservi stata utile. Se avete domande, se volete che provi dei prodotti per voi, curiosità, se volete un video specifico su un argomento, mi raccomando iscrivetemi e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao, al prossimo video.